una serata glamour nella splendida cornice di Villa Imperiale, in perfetto stile pocket, per festeggiare gli 8 anni della rivista patinata Made in Naples, divenuta punto di riferimento delle notti mondane. Ai nostri microfoni l'editore Lula Caratelli, perfetta nella cura di ogni minimo dettaglio del suo party, dove anche quest'anno si sono ritrovati attori, artisti e volti noti del jet set cittadino. Lula Caratelli, editore di Pocket Napoli, che questa sera festeggia 8 anni in una location esclusiva, estremamente suggestiva, Villa Imperiale, e tu sei estremamente emozionata ovviamente. Parliamo di quest'ultimo anno, si salutano i tuoi lettori questa sera, si salutano i tanti sponsor che ti supportano quotidianamente e quindi tu abbracci tutto in questa splendida location. Sì, sono appunto 8 anni che siamo qui a Napoli e da 2 anni sono io l'editore e siamo contenti, facciamo appunto questa festa per salutare i nostri lettori, i nostri amici, i nostri sponsor che ci supportano e ci sostengono con tanta con coinvolgimento ed emozione ed entusiasmo soprattutto, e questa è una delle dimostrazioni, lo vediamo appunto alla presenza e la risposta che hanno dato a questa festa. Ecco, Pocket ci saluta con il mese di luglio, poi tornerà ad ottobre. Quali sono le novità per il prossimo anno? Più che per il prossimo anno, già da questo numero che adesso vedremo sfogliare in videoproiezione e che poi daremo ai nostri ospiti, abbiamo grossissime novità. Abbiamo la collaborazione con Lorenzo De Caro, il nostro fashion blogger, che è la nuova rubrica che parla appunto di food con un tocco glamour ovviamente, che è insito in lui stesso. Abbiamo la rubrica di Fabrizia Spinelli che è stata cambiata, un po' si è sdoppiata. Fabrizio adesso ci presenta dei veri e propri outfit e quindi ci consiglia non solo cosa comprare ma anche come indossarlo. E inoltre abbiamo dato voce anche agli imprenditori campani, iniziando con Enrico Schettino, che è uno dei nostri ospiti e sponsor. Tanti gli ospiti speciali, nonché sponsor dell'evento, che hanno partecipato al Super Pocket Party, tra cui Raul con la sua meravigliosa orchestra, l'imprenditore Enrico Schettino, l'impeccabile organizzatrice dei grandi eventi partenopei, Verena Celardi, la giornalista e scrittrice Francesca Scognamiglio Petino, lo stilista napoletano Alessandro Legora, il fashion blogger Lorenzo De Caro e la giornalista Maridì Vicedomini. Raindrops keep falling in my hat. I want you to dream us just the way you want to. Hey, I just want to say hula. Raindrops keep falling in my hat. Immancabile anche questa sera a Villa Imperiale per festeggiare gli 8 anni di Pocket Napoli, Raul. Raul, tu questa sera prenderai proprio parte all'evento. Sì, prendiamo parte noi stasera, buonasera a tutti, con la Raul Swing Orchestra, quindi per questa serata abbiamo scelto un tema molto apartagé, quindi musica patinata anni 50, ovviamente la musica swing per eccellenza, insomma quella che un po' brillantinata illuminava insomma una Broadway anni 50, anni 60, per poi ballare e far scatenare un po' insomma il pubblico speciale insomma che interverrà a questa grande festa Pocket. Spider-Man, Spider-Man does whatever a spider can. Him snow whip on a tree, just together and just a place to go. Here comes the Spider-Man. Is it home? Is it home? Enrico Schettino, imprenditore napoletano che come ogni anno non manca mai alle feste di Pocket. Ovviamente è necessario esserci qui perché comunque è un evento ormai che ogni anno conferma il successo di Pocket e quindi mi fa piacere farne parte. Ecco, personaggi come te, come Lula, sono il lustro della nostra città, del nostro territorio. Mi sento onorato di sentire queste parole, è dura fare l'imprenditore a Napoli, però con piacere lo porto avanti e piano piano speriamo di espanderci fuori. Ecco, ricordiamo tu di cosa ti occupi. Ho aperto un sushi bar 4 anni fa e da quello ne sono nati tanti altri, adesso sto sviluppando il franchising e a breve apriremo un punto dentro l'aeroporto di Capodichino, per cui speriamo di spiccare il volo. Verena
Cerardo, che per il secondo anno con la tua agenzia di organizzazione di eventi hai curato questo grande evento del Pocket Party. Quest'anno tante novità, tra cui dei grattini, ce ne parli tu direttamente. Allora, noi oltre a essere, diciamo, partner di Pocket in questi eventi, siamo amici da tanti anni, siamo cresciuti insieme con l'editore, e il mio socio ha una passione smodata per tutto quello che è rischio, sicché ha inventato questo gadget che consiste di un gratta e vinci vero e proprio, dove gli ospiti entrando ricevono questo grattino che poi rivelerà loro se sono stati vincitori, fortunati, di premi messi in palio da tutti i sponsor. Quest'anno ci sono tanti sponsor, quindi tanti regali, quasi la media di 1 a 10 che esce vincitore, chi più chi meno. Bene, a parte questa curiosità, stasera davvero tutto impeccabile grazie proprio alla vostra organizzazione. Noi siamo specialisti, siamo professionisti, soprattutto siamo amici e abbiamo relazioni continue sia con le location che ci ospitano come Villa Imperiale, che siamo quasi di famiglia, quindi ci permettono qualsiasi cosa, anche a volte a costo di stress smodato, sia con i nostri fornitori, siamo delle squadre compatte, quindi noi lavoriamo sempre con le stesse persone, abbiamo gli stessi fornitori, gli stessi clienti, per noi è sintomo di solidità non solo materiale ma proprio di correttezza e di rapporti che noi teniamo a conservare negli anni. Francesca Scognamiglio, giornalista, scrittrice e tanto altro, questa sera anche sponsor di questo magnifico party di Pocket per festeggiare questi 8 anni. Parliamo. Sì, sono sponsor di Pocket con Lorenza Blanche, la mia ennesima follia. Lorenza Blanche è un fashion brand ideato da Lola Forbes, protagonista e vittima in Gloss, il mio romanzo, che poi è diventato un graphic novel disegnato da Rosa e Carlotta Crepax. E ora da praticamente un particolare delle tavole a una shirt limited edition. Questo innanzitutto è un evento al quale non si può mancare, perché è uno di quegli eventi mondani che danno rilievo alla nostra bellissima città. E poi, ecco, cosa dire, abbiamo sposato, insomma, questo progetto di fare da sponsor a questa serata, che è sicuramente una linea campana Made in Naples per un giornale Made in Naples, quindi quale connubio migliore. Io ho una rubrica di fashion food, sai, l'avevo visto su quelle grandi riviste di moda tipo Elle, Marie Claire, ho detto perché non farlo su un giornale qui a Napoli conosciuto. Infatti ho detto, tra tutti i giornali ho scelto Pocket, che è comunque il migliore qui a Napoli. Ho fatto la proposta, è stata subito accettata con successo, abbiamo fatto delle cose carine, abbiamo fatto un video che metteremo su vari social network, sul mio Instagram, sul mio Twitter, e poi verrà proiettato anche qui, e ogni mese io cucino insieme ai vari proprietari dei ristoranti più di Napoli, sai, ricette simpatiche e divertenti, dove farò un'intervista sempre sulla moda, tipo qual è il tuo piatto moda preferito e tutti questi piccoli escamotage che però non ti anticipo. Lula è senza dubbio una figlia d'arte, è la figlia di Mimmo Carratelli, grande giornalista del quotidiano Roma, per il quale ho l'onore di scrivere da molti anni, però non sempre i figli proseguono con successo la carriera dei padri. Invece Lula, devo dire che al femminile sta percorrendo una carriera giornalistica veramente di grande valore. È una ragazza stupenda, sia a livello esteriore ma soprattutto a livello interiore, colta, con grande entusiasmo, che sta apportando sicuramente un grande valore a quello che vuol dire comunicazione nel nostro territorio. In più aggiungiamo come partner la mitica Stefania Moretti, e quindi ecco qui un cerchio a 360 gradi di sicuro successo.